Buongiorno a tutti ragazzi, oggi siamo svegliati molto presto, cioè in realtà ora non più saranno tipo le 7, stiamo uscendo alle 7 perché stiamo andando verso Twen, per la precisione alla biglietteria per andare su al lago di Tovel, probabilmente la tappa principale della Val di Non. Allora, siamo saliti fino al lago di Tovel, siamo riusciti a parcheggiare al P1, al parcheggio quello più vicino al lago. Il biglietto per il parcheggio, almeno a agosto, è di 18 euro e si deve appunto prendere giù a Twen. Ora cominciamo ad andare verso il lago, che dovrebbe essere qui a qualche minuto. Facciamo il giro del lago e poi dopo vediamo un attimo dove andare. Però probabilmente andremo anche ai laghi effimeri che distano praticamente due parcheggi da qua, se non sbaglio il P3. C'è poco da dire, si capisce perché il lago di Tovel rappresenti una delle tappe più belle e famose della Val di Non. Però, decenni fa, era conosciuto come il Lago Rosso. Infatti, fino al 1964, nella zona a sud del lago dove ci troviamo ora, le sue acque si tingevano di rosso sangue durante l'estate. Forse questo fenomeno era legato al folklore del luogo. Infatti, un'antica leggenda narra che la principessa di Ragoli, Tresenga, respinse la proposta di matrimonio di Lavinto, re di Twenno, interessato più alle terre che all'amore. Questo rifiuto portò ad una sanguinosa battaglia sulle sponde del lago, dove vennero terribilmente trucidati i ragolesi. Da quel dì, le acque di Tovel si tinsero di rosso, in memoria dello sterminio consumatosi sulle sue rive. Ma questa è solo una leggenda. In realtà, il fenomeno dell'arrossamento delle acque è legato alla presenza di alcune alghe, il cui studio è cominciato dagli anni 30 fino ad oggi, passando per diverse scuole di pensiero. I recenti studi hanno dimostrato che sono tre alghe presenti nel lago che hanno causato il fenomeno, in particolare la fioritura della Toveglia sanguinea. La scomparsa delle acque rosse, incredibilmente, non è da imputare all'uomo, o almeno non del tutto. Sembra infatti che ciò sia collegato alla minore presenza del bestiame e delle malghe vicine nei pressi del lago, in particolar modo al loro letame, ricco di fosforo e azoto, fondamentale per la fioritura dell'alga. Insomma, De André aveva proprio ragione, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Thank you.
una veloce deviazione alla cascata Risla, distante 10 minuti dal sentiero principale, e dopo essere tornati al punto di partenza, ci regaliamo un po' di meritato relax. Nel mentre il lago si riempie di gente che si fa bellamente una nuotata, non curandosi dei numerosi cartelli di divieto di balneazione sparsi per il parco. A causa del casino e della nostra impossibilità di stare fermi, decidiamo di partire in direzione delle glare e dei laghetti effimeri. Ragazzi, siamo riusciti incredibilmente a trovare i laghi effimeri, che non sono i laghi effimeri, ovvero non sono quelli segnalati. Noi siamo arrivati nel posto dove dovevano esserci i laghi effimeri e non c'erano, era tutto secco. Però ho fatto una cosa, ho guardato su Maps e ho visto che i laghi effimeri venivano segnalati più avanti, dopo il parcheggio 4, verso valle. Allora abbiamo proseguito e abbiamo trovato questa pozzetta super pulita, fantastica, meravigliosa, trasparente. E quindi niente, sono stracontento e ora è giunto il momento di tornare verso casa. Allora ragazzi, siamo tornati qua a Bresimo, a casa, ci siamo risciacquati, ci siamo rinfrescati, ci siamo riposati un pochino e ora prendiamo la macchina e andiamo alla Malga Preghena, che sta praticamente a una 25 minuti da qui in fondo alla Val di Bresimo, un rifugio dove andremo anche a mangiare, perché insomma l'appetito comincia a farsi sentire. Eccoci qua, siamo tornati a casa e la Malga Preghena era davvero bellissimo come posto, ma non solo, anche i tortei, i canederli, lo spezzatino, gli affettati erano spaziali, abbiamo mangiato, non so, come degli orchi praticamente, tutto buonissimo, straconsigliato. Anzi, se volete poi partire da lì per andare a fare altri sentieri qua in Val di Bresimo, insomma, potete farlo. Detto questo ragazzi, noi ora andiamo a dormire nonostante l'ora, sono tipo manco le 10, perché domattina abbiamo la sveglia prima dell'alba probabilmente, per andare verso Madonna di Campiglio ad una delle valli lì vicine. Detto questo, noi ci vediamo domattina.